Oggi è 19 marzo 2008. Nuova videocassetta. Gignama. Dice che non ci serve la piantina. Ecco, siamo partiti. Mi faccio vedere che ci sono anch'io. Sono guarda molto con gli occhiali spaccati. sono molto contento di essere qui, di essere tornato tra la mia band Guardate gli e occhiali dei vari della sezione, componenti. la sezione ritmica. La Andiamo sezione già. ritmica, guardate con che occhiali gira. E lui? Vi giuro, riesco a dormire. Perché suoniamo con le bacchette. Ferrarelle, ferrarelle. Ciao mamma, mi è passato il morbillo, o morbillone. Siamo in una metropolitana di Londra, partiti da Deptford, la prima metropolitana che abbiamo provato. Stasera suoniamo al Rock Garden, che sembra sia un posto dove inizialmente era resident band, erano i Dire Straits. Siamo qui per il secondo tour europeo, cioè in, facciamo in Inghilterra e poi c'è Eugenio che dice che non si può riprendere, carino. Infatti, l'altra volta ci hanno bloccato. Quale sarebbe stato il giusto atteggiamento da... Non lo so. Comunque praticamente poi si avvicina un tipo e dice: ma voi siete gli italiani, quelli che sono... E niente, pari a Eugenio si mette a parlare così. Vabbè. C'era il microfono del rullante che tipo no del Charleston, che tipo invece di guardare lui guardava la cassa spia, quindi creava un feedback che non era il feedback naturale. Te l'ho detto io questa cosa. Ecco, siamo in pieno centro poi. Tipo, vai a limitare Covent Garden. Scarbato? Appena sono entrato non mi voleva far andare, mi sono dovuto chiudere la porta. Poi... Su giù. Per forza di giù, di là c'è il ristorante, e qua fa un culo, che maleducazione, oh. Ma qua. Thank you. Allo? Eccola da voi, da voi! Ciao, ti aspettavamo più tardi. Ti aspettavamo dopo. La regia sarà a un 5 metri dal palco che è lì. Lui è il promoter del Rock Garden, che ci ha appena servito delle birre. Sono anche molto molto gentili. Ok, Borgo Panigale, San Luca, Casalecchio di Reno. Stavo spiegando che provo a fare la presentazione, quindi lui deve prima, capito? Vabbè, poi lo spiego dopo. Would you please, I'm trying to get my Italian right here, would you please put your hands together for Spacca il Silenzio? Yeah. Okay, good evening, Rock Garden, good evening, London, please scream and clap your hands for the drum, Mr. Eugenio Bonetti! Spacca il silenzio. Discussione serale sulla politica di un
una chiesa corrotta, senza fedeltà, senza esaltare il diavolo o la malvagità. Io voglio capire tutto su questo mondo fatto. Ma io predico, io prendo, mi fa stare male, pensando che lui è un grandissimo animale. Un po' per la morte, non vuole più le po', intanto che gli ingrassa sulla nostra sicurezza. L'unica mia certezza è l'insicurezza. L'unica mia certezza è l'insicurezza. Ne sono grande che vivo vissuto, ma dove sta il tempo? Che io non di tempo, che inizia nell'ombra, lo prendo da tu, dove te la vuoi? Lo confermo guardando il concetto, dove è fatto che io un militare ad essere scelto, che sia giunto allora e che abbia la parola. Sono enigmatica, che fa paura, capire se è alto, sono le vostre mosse, la falsa volontà. Parliamo le cose con lucidità, assumere tutto, rimettere insieme, con lucidità restare la zona. Cerco di sfogare sul mio stare, ma non è di un tetto, un disattoria. Di vita per forza pensare, scrivere, discutere senza mai perdere nessuno, guardare se dici quale sua, non respirare. Viene la mia storia da pensare, l'unica mia certezza è l'insicurezza. L'unica mia certezza è l'insicurezza. L'unica mia certezza è l'insicurezza. Oh, io che non guardo le cose con lucidità. Tempo credo, non sia il momento giusto per analizzare l'idea, per scendere dentro, a scomporre un'idea ispiratrice, così comporre. Ma scrivo ugualmente, immortalo l'idea, che ovvio è andata via. Io scrivo ugualmente, e immortalo l'idea, che ovvio è andata via. Penso non importa, è solo un'idea, e non voglio scrivere domande stupide, che cos'è un'idea. Sconvolto l'hai guai, una società moderna. Tutto sconvolto l'hai guai, sbatto giù per terra. E un gruppo di gente che sa come girare a terra. E un gruppo di amici che va a finire nella merda. Trasferisce sul foglio e rende interno ogni mio pensiero. Appena uno strumento che trasferisce sul foglio e rende interno ogni mio pensiero. There was a song about a pig and a song about jam and a song about bumpkins.